Ciao, in questo weekend io ed Erika siamo stati a Bologna e questo video è un po' ibrido, nel senso che combina alcune riprese che abbiamo fatto a Bologna, tipo vlog, e alcune considerazioni che faccio oggi qui a casa mia e spero che il risultato sia qualcosa di coerente. Partiamo col montaggio da Bologna. Ciao a tutti e saluti da Bologna. Oggi siamo qui per la prima volta entrambi, devo dire. Due osservazioni su Bologna. Vai. Numero uno, è pieno di portici. Ormai sapete questa parola perfettamente. In realtà lo sapevamo che Bologna è la prima città per portici, però è davvero impressionante. E adesso stiamo andando a un santuario che è su una collina. E sulla collina, a quanto pare, arrivano proprio i portici. Seconda caratteristica è la palette di colori della città, che sono tutti sul rosino, arancione, rossiccio, bianco, giallino, molto caldi e molto belli, secondo me. Non so se sentite i tifosi in lontananza, ma quello è lo stadio del Bologna che in questo momento sta giocando. Si sentono i cori dei tifosi fin da qui. O qualcuno ha segnato oppure è successo qualche cosa di. Rigore. O un rigore non concesso. In realtà lo abbiamo scoperto abbastanza in fretta che cosa è appena successo qui. La terza considerazione, Erika, è che probabilmente il cibo qua a Bologna è il cibo più italiano che esista. Sì, è vero, c'è una concentrazione di cibo che fa pensare all'Italia molto alta. Pensate, le tagliatelle al ragù bolognesi, Le lasagne. la mortadella, I tortellini. i tortelloni. Il parmigiano. Come ho detto prima, in realtà questa è la prima volta che vengo a Bologna e non so, per me è un po' imbarazzante perché ci sono un sacco di posti in Italia dove non sono mai stato e dall'altro lato però penso che sia abbastanza normale ed è la classica situazione in cui uno conosce il proprio paese meno di altri. Magari non è vero fino a questo punto, però è vero che quando ho la possibilità di viaggiare magari preferisco andare all'estero. Sì, sicuramente è vero quello che hai detto e secondo me, cioè, le ragioni sono due. Una è che forse in Italia pensi che sia sempre vicino e che si faccia sempre in tempo ad andare, dici ma sì, 2 ore di macchina, poi non ci vai mai. E l'altra ragione è forse che alla fine più o meno sai qual è la cultura italiana, quindi forse sei più spinto ad andare all'estero perché hai voglia di scoprire culture nuove, cose nuove, cibi che non conosci magari. Mentre in Italia, bene o male, conosci già, quindi non è così esotico. Erika, mi sembri stremata da questa salita. Respira. Parlare e respirare in questo momento è difficile. Erika, non finisce davvero mai questa salita. No, dai, siamo quasi alla cima. Penso che siano i portici più lunghi che abbia mai visto, soprattutto Di più sicuro. in salita che abbia mai visto. Rieccomi qua, sono di nuovo a casa mia e non più a Bologna. In realtà, l'osservazione, o meglio, il tema che volevo affrontare nell'episodio, proprio a Bologna, era un altro. Non sono riuscito a parlarne perché la mia batteria è completamente morta, si è completamente scaricata. Però volevo fare una riflessione sul viaggiare. E volevo partire da quello che è il titolo di questo video, che è un po' provocatorio, lo ammetto.
ovvero viaggiare è sopravvalutato? Che cosa intendo con questo? Lasciate che vi spieghi. Secondo me il viaggiare è qualcosa che negli ultimi tempi ha assunto un'aria quasi di sacralità. È come se fosse diventata una cosa fondamentale nella vita di tutti noi, che ci rende persone complete, culturalmente ricche, e ci distingue da tutte le persone che invece non viaggiano, che rimangono a casa, che non esplorano il mondo. E secondo me questa idea è un po' snob, e mi piacerebbe un po', come dire, abbassare l'importanza che viene sempre più spesso data al viaggiare come, non lo so, fine ultimo quasi delle nostre vite, che se non viaggi, se non vedi il mondo, non sei una persona completa in un certo senso. Innanzitutto ci sono viaggi e viaggi, perché fare il giro del mondo è diverso da, nel mio caso, da europeo, andare un weekend a Londra o a Bologna, no? O a Praga. Ovviamente un giro del mondo è una cosa ben diversa. È molto diverso viaggiare qui in Europa, che, nel senso, è casa nostra, è il nostro vicinato quasi, un vicinato molto esteso, rispetto a viaggiare per esempio in Asia. Ma anche viaggiando in posti esotici, secondo me, come dire, nella nostra era l'industria del turismo è così sviluppata che praticamente ogni paese ci offre un prodotto. Se vai in Thailandia, io non ci sono mai stato, ma c'è un prodotto, è un'offerta per il turista europeo. Se vai in Brasile, immagino sia la stessa cosa. E questo almeno nelle città grandi. In Italia, per esempio, Firenze o Bologna o Venezia, Roma. È un prodotto questo che viene offerto, un prodotto sotto forma di ristoranti, di luoghi, di visite, di musei, cose turistiche, a volte trappole per turisti, ma non per forza trappole, cose che vengono offerte in un certo senso in un pacchetto turistico. Ebbene, io non ritengo che tutte queste cose ci arricchiscano davvero, o non credo che siano nemmeno il modo migliore di arricchirsi come persone. Io penso che fare cose come leggere o guardare documentari o ascoltare podcast anche su una determinata cultura possa arricchirci di più. E non fraintendetemi, è bello viaggiare, mi sono divertito molto in questo weekend e mi piace molto viaggiare in Europa. Ma non la ritengo una cosa così arricchente, nel senso, è una sorta di, come dire, è un passatempo oppure un'attività ricreativa. È bello mangiare cibi diversi, di paesi diversi, tradizioni culinarie diverse, è bello andare in alcuni posti, vedere architetture di paesi diversi, ma io non penso che ci arricchisca così tanto, soprattutto se rimaniamo in Europa. Secondo me, per far sì che il viaggiare sia davvero un'esperienza culturalmente arricchente, è come minimo necessario separarsi dalle masse dei turisti e non farci bastare il pacchetto turistico, ma andare in altri posti, fare altre esperienze, magari cercare di interagire con le persone. Se abbiamo degli amici in una città è ancora meglio, perché sicuramente questa è un'esperienza diversa. E poi andare anche in altri posti, in posti sperduti, non andare sempre nelle solite tre città o quattro città se parliamo dell'Italia. Oppure andare a qualche evento che viene tenuto in Italia. Oppure magari vivere addirittura in Italia per un po' di tempo. Sicuramente vivere è un mondo completamente diverso, è una cosa completamente diversa dal visitare un posto per qualche giorno. Io sono andato a Budapest, ho visitato Budapest e poi ho vissuto a Budapest. Le due esperienze non sono minimamente paragonabili. Vivere in un paese è qualcosa di completamente diverso, perché quando visiti un paese alla fine hai una lista, una checklist di posti che in cui devi andare, che devi visitare. Quando vivi in un posto non devi fare così, non hai quella priorità, non hai quella necessità. Non so se quello che volevo dire è chiaro e mi interessa sapere cosa ne pensate voi.
Pensate che fare questi viaggi, come dire, mainstream sia qualcosa di culturalmente arricchente, oppure siete d'accordo con me che, diciamo, i viaggi che arricchiscono davvero siano altri, diciamo. Non so, a me un pochino dà fastidio questa cosa del wanderlust, del dover viaggiare a tutti i costi. Scrivetemi nei commenti, potete farlo in italiano, ma anche in inglese o in altre lingue se è troppo difficile in italiano, perché davvero voglio sapere che cosa ne pensate. Pensate che ci sia un po' questa moda del wanderlust, del viaggiare sempre a tutti i costi? Fatemi sapere. Grazie per aver visto questo episodio e noi ci sentiamo nel prossimo. Ah, e grazie a tutti i nuovi iscritti. Ci sono tantissimi nuovi iscritti e questo mi fa molto molto piacere. Alla prossima, ciao!